sai cosa ti dico? Sì. Perché non te ne vai a cagare? Sei la tua cazzo di domanda. Vai, mandami a cagare, dai. Mandami a cagare. Ti ho mandato a cagare. E perché? E perché mi mandi perché a cagare? Perché sei uno stronzo. Alta sui naufragi dai belvedere delle torri. Cline distante sugli elementi del disastro. Dalle cose che accadono al di sopra delle parole. Celebrative del nulla. Lungo un facile vento di sazietà. D'impunità. Cristiano De André, buonasera. Benvenuto buonasera, a questo show da, benvenuto a questo show dei matti. È un po' matto sei anche tu, diciamo la verità, Cristiano. Direi abbastanza. Sì, dalla tua vita è caratterizzata da elementi di follia, però a noi piace la follia. Ma piace. Allora, Erasmo della Rosa andiamo in poi, direi che ha dato un senso a questa condizione, perché beh, assolutamente è meglio essere un po' folli che normali, è meglio qualche giorno da folle che 100 giorni da che cosa, da normali, diciamo, da normali, ho detto sì. Allora devo dirti subito, fa un po' paura essere normali. Dimmi, Parenzo, che mi devi dire? Che per me è uno dei capolavori di André, con cui ho dato di Fabrizio stai dicendo? Sì. Di Cristiano De André. Di Cristiano? Dei capolavori, sì, di Cristiano De André, sì. Si chiama, che tu non conosci perché sei un somaro, si chiama Lady Barcollando, sì, che è una canzone meravigliosa con cui ho fatto una quantità di pomiciate che non hai neanche idea. Lady Barcollando. Allora, sì, ma devi veramente farla sentire. Ma la conosci perché... solo tu la conosci? No, Cristiano, no. Come fa sta canzone? Io non la conosco. Ti dico che... Com'è che fate? Ma no, ma non la voglio, non voglio che me la canti. Lady Barcollando nella nebbia del mattino, appuntato con spudito ogni uomo, ogni destino. Capito, ma così la cantavi? Ma la canticchiavi? No, non avevo la chitarra. No, adesso sto dicendo a Parenzo, ma tu veramente la sapevi a memoria? Ma è meravigliosa. È una poesia. Ho scoperto Parenzo. Cos'è? Senti la intro. Stai zitto. Ah, sei tu. Senti la intro. Senti che roba. T'ho detto che siamo matti, eh. Senti che roba. Senti la ricerca musicale. No, finalmente meno stronzate, un po' di robe serie, vai. Vai, senti qua. Poi? Barcollando nebbia del mattino. Senti che roba. Ah, la sai veramente? Ogni uomo, ogni destino. Senza scarpe. La carità. Sono i diritti. Senti che roba adesso. Scusa, hai visto per caso passare la vita? Cristiano non è preparato, sta portando via. No, infatti, ma no, ti, hai capito te, chi ragazzi. È? Hai capito chi è Lady Barcollando? Beh, no, Luciani. Non ho ancora capito. Spiegami, facciamolo spiegare alla Lady Barcollando. È un po' la figura berlusconiana della situazione. Cioè, perché tu sei stato sempre molto anti berlusconiano, o no? Sì, abbastanza. Sì. Beh, cioè, pensi che Berlusconi rappresenti un po' il male assoluto, no? Ma io penso che Berlusconi ha rappresentato più che altro, da una parte, un grande industriale, non ammettere la verità. Sì. Però dall'altra anche un disastro sociale e politico. Disastro sociale e politico. Ma socialmente perché ha dato un messaggio negativo ai ragazzi, ai giovani, che la felicità si può comprare. La felicità si può comprare, non si è mai potuta comprare. Quindi, secondo me lo sapevano pure prima, a prescindere da Berlusconi. Lo sapevamo prima, ma molti invece si sono creduti. Quindi questo secondo me è stato. Ma oggi tu che per chi voti, per esempio? Ma io sono... Sei grillo. Con 5 Stelle. Sì, sei con 5 Stelle. Sì. Dove voti? Voto in Sardegna perché ho ancora la residenza. Ancora residenza lì, dunque non manco voterai per... Comunque ti piace. Sono genovese, ma sì, lo so, qui, so. Avendo la casa poi in Sardegna. Cioè, tu sei convinto che con 5 Stelle al governo cambia tutto? Ma sarà schifato. Non so, credo che comunque abbiano un'alternativa migliore di quello che si stanno presentando. E Renzi? Renzi non lo sopporti? Ma... Come Berlusconi? No, beh, comunque su quella strada lì, roba, dai. Evitiamo di parlare di politica, che adesso non è. Vabbè, ma che ci frega, lo so che fai altre cose, adesso ne parliamo, hai scritto un libro. Se devo risponderti sì, quel panorama non è sicuramente allegro. No, beh, il panorama non è allegro, è una cosa da demita. Cioè, Cristiano De André deve dire Renzi, secondo me, che ne so, cioè, Renzi, no, se non è uguale a Berlusconi, poco ci manca.
ci va vicino, vabbè. Fa cose, cioè dici fa cose di destra, fa cose che farebbe Berlusconi. Ma adesso non te voglio mettere cose in bocca, è giusto per capire un po' come la pensi su Renzi, no, che è il capo del governo, ne frega niente. No, però non sono. Non sei renziano, sei capito? E d'altra parte dici che voti 5 Stelle. Allora esce un'autobiografia per Mondadori che si chiama La versione di C. Fra poco inizi, credo, una nuova, un nuovo tour. Che diavolo è? Un nuovo che fai? De André canta. Fino a dicembre, sì, un tour con i miei dischi, con le mie canzoni, sì, eccetera. Adesso dopo 5 anni, sì, dall'ultimo ripresento un De André canta De André, quindi 15-18 opere di mio padre rivisitate da me con il mio vestito, con i nuovi arrangiamenti, come due dischi live, sì, precedenti. Di André Catagliate, faccio un terzo disco live. Però ti voglio segnalare che la tua autobiografia esce per Mondadori, cioè Berlusconi sarà pure un diavolo, ma esce per Mondadori. Ti voglio segnalare solo questo. Esce per Mondadori, ma che in Audi sei diventata Mondadori. Beh, ho capito, però esce per Mondadori. Un libro. Dici che Berlusconi è stato un esempio negativo per i giovani e poi ha pubblicato con Berlusconi. Non tutti i milanisti hanno votato Forza Italia. No, ma questo pure è vero, però. Guarda quanto gode Cristiano De André, che pubblica un libro, non so se è contro, ma contro Berlusconi, con Berlusconi. Meraviglioso questo. Sì, ma quello d'accordo, quella è la vecchia cosa, però ti ricordi? Cioè, che ma è giusto far così, no? Bisogna entrare dentro. Cioè, bisogna fottere il potere. Il nemico, dice, bisogna entrarci dentro, col tuo libro lo arricchisci indirettamente, anzi lo arricchisco, dico quello che penso, non sono contro nessuno, non è un libro che attacca di politica, no, perché è un libro di pace, in realtà faccio pace con il mio passato, ho dei momenti difficili della mia vita, ci sono un sacco di aneddoti divertenti sicuramente, guarda, io ho iniziato a leggerlo, ti voglio subito chiedere una cosa, perché io sono molto diretto, il rapporto tuo con la droga è finito oppure ancora qualche cosa fai? Devo chiedere, dai. Direi che è finito. Cioè, te fai qualche canna ogni tanto? Ma insomma, ogni tanto può anche succedere, ma non mi interessa. Non ti interessa? Ma veramente tu ti sei fatto anche di eroina? Sì, è successo dai 15 ai 19 anni. Cioè, ma proprio con l'ag, sniffando, o proprio l'eroina, quella con le pere, insomma? No, sì. Le pere? La seconda. E la cocaina per quanto tempo? Beh, quella saltuariamente. Saltuariamente, anche adesso, no? No. Vabbè, ma non c'è niente di strano, ogni tanto io per esempio non ho mai fatto un cazzo, però non è che se uno si fa una striscia è un delitto. Tu non ti sei mai fatto niente. Io non mi sono mai, ti giuro, Parenzo lo sa. Tanti altri ecco, vedi, non vuol dire che però chi non si fa nulla è sano. No, assolutamente. Cruciani è l'esempio di uno che non si è fatto nulla, ma ha delle idee malsane. Quindi capisci che insomma non c'è una relazione. No, guarda, lo sai che cosa io, perché mi sono salvato? In realtà sono stato sempre circondato da persone che si facevano qualsiasi cosa, tranne l'eroina, perché forse sono di un. Tu quanti anni hai, Cristiano? Scusami. Beh, ho 53. Beh, no, ma io poco. Quando avevo 20 anni stavo di moda, purtroppo. Sì, no, io ne ho quasi 50, ma in realtà poi sono forse ambienti diversi, eccetera, ma comunque io mi sono salvato perché ho sempre fatto finta di fare l'atleta e dunque dovevo tenermi un po' lontano da varie sostanze, eccetera, eccetera. Io quello non ci sono mai riuscito né a fare finta. E l'alcol tantissimo, anche adesso. Insomma, normalmente una cosa. Ecco, però io credo che questo sia un libro talmente aperto a qualsiasi tipo di costi, perché uno può prendere qualsiasi pagina e parlarne. Ma certo, non c'è dubbio. O scriverla, però ci sono delle cose, ecco, c'è la mia vita dentro, quindi ci sono altre cose più importanti. Ecco, per esempio, voglio chiedere una cosa, sono sempre stato curioso di una cosa, chi fa uso di sostanze a lungo e anche alcol, eccetera. Scusami, però se deve essere un'intervista. No, adesso poi parliamo d'altro, d'altro. La possiamo anche mollare lì perché non ho più voglia. No, ma Cristiano, adesso parlo di un'altra cosa. Un libro, c'è un tour e mi stai parlando. Ma il libro parlerà anche di. Oppure magari comincia a farti che magari. No, io non mi comincio a fare. Non mi comincio a fare. Così ti rispondi da solo. No, io non mi comincio a fare perché non mi faccio, non mi voglio fare. Ma che c'entra? Allora, non vedo perché stai continuando su questo argomento. Questo argomento, se volendo, l'avevo già chiuso. Ti stavo semplicemente chiedendo. Chiudilo allora, grazie, perché il mio libro parla anche molto d'altro, c'è la mia però fa bene alla radio parlare solo di ma non mi fa bene alla radio, io vado per istinto, perché devi poi allora, c'è questa moda di chiedere, prendo il tuo istinto, tieni la frena.
Ma che vuol dire tieni la freno? Cioè ognuno fa freno il tuo istinto, ti tieni la freno. Vabbè, adesso tu mi devi dire come deve essere tenuto a freno il mio istinto. Cioè, no, sì, te lo devo dire io perché visto che parli di me. Ma d'accordo, ma non mi sembra di averti. Magari hai raccontato anche nel libro alcune. Stai parlando di una cosa da 10 minuti della stessa cosa, il mio libro. Tanto che abbiamo parlato anche di una canzone. Abbiamo parlato anche di una canzone con Parenzo, per cui non è vero che abbiamo parlato solo di questo. Ti ho detto, insomma, se parliamo magari di altro, visto che non so se. Sì, no, ma io ti stavo parlando del tuo rapporto, cioè tra droga e sesso, cioè le droghe, che rapporto hanno con il sesso, che cosa provocano nel sesso? Questo non lo so, prova a chiederlo a qualche altro, per me non parlo di questo. Non parli di questo, parlo di questo. D'accordo. Vuoi parlare di tua figlia? Vuoi parlare su di mia figlia? No, posso farti una domanda su tua figlia? Nel libro, se vuoi leggere l'ho scritta nel libro. No, sai cosa ti dico? Sì. Sai che non te ne vai a cagare, te la cazzo di domanda. Beh, mandami a cagare, dai. Mandami a cagare. Ti ho mandato a cagare. E perché? E perché mi mandi perché a cagare? Perché sei uno stronzo. Perché sono uno stronzo? Perché sei uno stronzo. Fai un libro sulla autobiografia. Gossiparo del cazzo. Gossiparo io sono lontano dal gossip. Io sono lontano, sono lontano dal gossip. Leggiti il libro. Sì, lo sto leggendo, lo sto leggendo. Allora, io interrompo questa. Ma perché? Perché? Parliamo di tuo padre. Stupida. Stupido lo dici, a qualcun altro. Stupido. La mia autobiografia, leggila e poi se puoi. La sto leggendo, è un ignorante. Sì, io sono un ignorante, tu sei un capone. Garbi direbbe che sei una capra, un gossiparo da due soldi. Sì, un gossip. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Vabbè, un poveraccio, dai, su, un poveraccio. No, poveretto, sei arrabbiato, ma perché? Ma chi se ne frega? Uno non può fare domande sulla sua vita. Uno esce un'autobiografia e fare domande sulla sua vita, di che cosa parliamo, scusa? Fare domande sulla sua vita, le domande che tutti fanno, le cose che tutti dicono e le cose di cui tutti parlano, le poche persone che ne parlano. Perché sono uno stronzo? Perché sono uno stronzo? Perché sono uno stronzo? Heh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